Sono oltre 200 le associazioni di volontariato che operano negli ospedali di Milano, un settore che non conosce crisi. Il volontario porta a casa molto più di quello che dà, riceve molto di più. Nemmeno la crisi li ha fermati. Sono 237 le associazioni di volontariato che collaborano con gli ospedali milanesi, in alcune strutture fino al 30% in più dello scorso anno. La festa all'Università Statale è per loro che ogni giorno donano il proprio tempo a chi soffre. A organizzarla i 10 ospedali e istituti di ricerca pubblici di Milano, ASL e istituzioni. Abbiamo voluto dire tutti assieme grazie, grazie perché il vostro contributo è insostituibile. I volontari possono e stanno facendo quello che la formalità, un'istituzione difficilmente riuscirebbe a fare, essere vicini per i fatti della vita. I volontari si raccontano, parlano di sussidiarietà, del loro mettersi in rete, di donarsi anche con le competenze, come Giovanna, libera professionista, 17 anni fa investita sulle strisce pedonali e da paziente diventata imprenditrice volontaria nel sociale. Come per me, 17 anni fa, l'esempio di persone che comunque ce l'avevano fatta è stata la molla propedeutico, no? È stata la molla vincente per il mio riscatto, così voglio essere io per gli altri in questo momento. Ci sono tutti i volti della solidarietà, dalla clown terapia per i bambini e i donatori a chi accoglie i malati e i loro familiari venuti da lontano, 1200 i posti letto a Milano, al progetto per gli adolescenti colpiti da tumore. È stato molto importante per me perché mi ha permesso di conoscere molte persone che avevano condiviso la mia esperienza. Mi ha permesso anche di trovare delle dimensioni di felicità e di divertimento all'interno di situazioni abbastanza tristi. Ora sul lago di Garda, dove Gardone Riviera...